Signori, benvenuti in una nuova puntatozza della Forever Factory 1. Mi veniva da dire 2, non so per quale motivo. Nella scorsa puntata, ragazzi, e nella prima, effettivamente, abbiamo iniziato il pack, abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo tra l'altro ottenuto proprio subito il primo Igneous Extruder. Non so se ne faremo altri, però effettivamente ci serviva un cobblestone generator che ci facesse ovviamente togliere il cobblestone generator vanilla degli skyblock, no? Tra l'altro possiamo fare tramite l'igneous extruder la stone, il basalto, la, vabbè, la cobblestone naturalmente, la blackstone, la cobbled deep slate. Sto un attimo un blocco nella cosa. È la deep slate normale. Oltre al dense rock, che si ottiene tramite la bedrock e un creational catalyst. Questo serve per fare al mana imbued dense rock, che serve per fare l'aura imbued densest. Ok, che serve per fare. Questo che serve per fare questo che serve per ottenere mortacci. Aspetta, che serve per ottenere questo che serve per ottenere questo che serve per ottenere questo. E questo, vabbè, si vende. Si... No, questo qua si ottiene. Si fa, ci fa ottenere che. Cosa? Che cazzo è tutta quella roba? Vabbè, stiga. Allora, raga, nella prima puntata, ovviamente, abbiamo portato avanti un po' di create. Come al solito, c'era la create di mezzo. Che vende cose? Belle cose, sempre la staccazzo di create in mezzo alle balle. Ho messo a smeltare un po' di dov'è? Un po' di dryad kelp per poter fare ovviamente un'altra quest che è la mechanical belt. Tra l'altro dovrebbe mancarmi l'andesite funnel che si ottiene con l'andesite alloy. Andesite alloy, grazie, molto gentile. Ne facciamo. Ah, pensavo volesse il Mechanical Belt. Non so perché ero convinto che volesse il Mechanical Belt. Allora, ce n'è da 8 e 8. Però. Ottimo. Allora, per quanto riguarda la create, effettivamente, noi abbiamo fatto quell'ambaradan di cose. Che effettivamente, però, ci serve potenziare. Perché? Vi dico subito il perché. Perché l'andesita alloy ha due crafting, ovvero. Il crafting normale che ovviamente richiede l'andesite, due di andesite e due iron nugget, o il crafting tramite il mixer che richiede sia lo zinco, ok, che il ferro. Però la differenza qual è? Che in questo caso utilizziamo la metà dei materiali, quindi andiamo ad utilizzare uno di andesite e una nugget essenzialmente. Quindi praticamente non avremo bisogno di andare a fare, diciamo, eventuale, cioè andare a sprecare troppi materiali, ragazzotti. Allora, l'andesite io precedentemente dente. Allora, di là tra l'altro la devo anche togliere perché effettivamente è uno spreco. Poi ci penserò più avanti. Andiamo a fare un po' di andesite alloy perché comunque ci servono. Quindi andiamo a fare il mixer. Andiamo a fare veramente il mixer. Dovrei aver già fatto. O no? No, infatti non l'ho fatto. Perché ero convinto di averlo già fatto? Ok, vuole il whisk. Il whisk che è Whiskey We're Here, un'nota canzone dei Pink Floyd. Qua abbiamo bisogno di un mechanical press perché ovviamente se non pressiamo non godiamo solo a metà. Andiamo a fare così e così e dovremmo esserci. Allora facciamo in questo modo blocco di ferro, quindi 1, 2, 3. Essenzialmente mechanical press, perfetto. Allora io sono raffreddatissimo, ragazzotti, non so per quale motivo.
Vabbè, che sono in Germania, ok, va bene, però cioè, voglio dire. Allora, 64 di andesite, posso compattare flint, lava e cobblestone per la nostra piccola fonte di andesite. Però il problema è che... Cioè, voglio dire, dov'è? Che craft, scusa, che crafting mi ha detto? Qua... il problema è proprio la lava. La lava per il momento io non, cioè, non saprei come ottenerla se non tramite lo squeezer e la blaze powder, che si ottiene tramite le blaze rod, che si ottengono tramite scusa, ma mi prendi per il culo, cioè scusami un attimo, scusa. Magma block, ok, magma block. Asso nuovo. Ma scusa. Vabbè, stiga. Raga, non fa niente, dai. Adesso per ora non possiamo fare la lava. Poi vabbè, quando avremo la possibilità di ottenere un bel magma crucible. Cruciborg. Allora, di qua però vorrei, ma non posso. Sì, esce un po'. Mettiamolo qui. Andiamo a prendere un po' di materiali da costruzione. Subito. Al volo. Prendiamo un po' di oak planks. Facciamo così, giusto per, diciamo, raga, evitare di perdere il presser se dovessimo toglierlo. Poi vabbè, ovviamente una volta che avremo il quel coso che ci permette di effettivamente scegliere la velocità dei materiali, cioè dei macchine della create, della, come si chiama, non mi viene il termine, potremo tranquillamente andare a togliere tutte quelle cogwell e risparmiarle soprattutto. Allora, ci serve dell'ottimo ferro per andare a fare delle ottime planks. Tutto ottimo in questo modpack. Ok, allora dammi un altro po' di ferro, perché effettivamente mi serve. Vai, smeltamene. Ma sì, perché non dovrei farlo. Ottimo. Allora, abbiamo non abbiamo del charcoal. Allora, andiamo a fare un'altra fornace. Tanto le fornaci non sono mai poche. Ottimo. Prendiamo proprio un pezzo di coal, facciamo bim bim, e poi ovviamente andremo a sostituire. Dai, dammene uno. Al volissimo. Buongiornissimo caffè. Grazie, molto gentile. Via. Vabbè, poi raga, il ferro che mi dai mi prendo, diciamo. Poi andremo a finire di smontarlo tutto. Ottimo. Vediamo Iron Ingot. Bim, vai. Platizza la situazione. Ok, ottimo. Abbiamo 21 Kachink, come ha detto l'achievement. 21 Iron Plate. Dovremmo avere anche del ferro già bello che è smeltato. No, questo non è ferro, ma essenzialmente... Esatto. Un po' di Iron, grazie mille. Possiamo fare, credo, il mixer. Allora, innanzitutto, prima facciamo il whiskeyeria. Our whiskeyeria. Poi ci serve questo. We just too low, so swimming in a fishbowl. Dov'è? Cogwheel? Nee, no, dai, che palle. Allora, dovrei avere tutto per fare la cogwells e poi il mixer. Perfetto. Allora, però, per far andare il mixer, ragazzotti, dobbiamo, perché il tizio della create ovviamente è un rompicoglioni di prima categoria, dobbiamo essenzialmente andare a fare come si chiama, andare a girare il coso della... Ah no, ma ce l'abbiamo già girato. Ok, ottimo. Vabbè, certo, ma è normale. Abbiamo usato per fare il... per usare il... la mining stone. Ok, perfetto. Posso metterti qua? Esatto. Qua, facciamo così. Facciamo anche così.
Ottimo. Qua c'è il basing. E qua buttiamo esattamente 41. Ho detto 41, non 40. Nuggetine. Sono così. E dovrebbe darci ovviamente 41 andesite alloy. Ottimo, lo facciamo lavorare. Noi intanto facciamo qualcos'altro. Lo facciamo così. In modo da poter... Bene, 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 bene. Stiamo procedendo piuttosto bene. Allora c'è il rolling mill, ma in realtà, raga, per ora lo ignorerei. Ci serve essenzialmente la cocoven. Cocoven che ovviamente ha bisogno dell'andesite alloy, come se ti sbagli. Allora facciamo... No, non volevo prendere questo, ma volevo prendere solo l'andesite alloy. Vai, ottimo. Andiamo a prendere a prendere faffe. Allora, cos'è che ci mancava? No, la clay. Però la clay, ottimo direi. Come cacchio è che si faceva? Allora, probabile che la posso acquistare. Sì, la posso acquistare, ok, quindi se non sbaglio erano 36 e 36 per fare una cosa, una fornace. Vediamo. Ok, sì, perfetto. Questo facciamo così. Poi qui dentro mettiamo 36 di coso. E iniziamo a smeltandole. Dov'è? Qua. Ma in realtà posso effettivamente smezzare le cose perché... Ottimo. Nel frattempo iniziamo a inserire gli oggetti Cocoven. Vediamo com'è. Allora, il lato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indovinate un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfetto. Poi 9 andesite alloy qua al centro. Infine, quanto... Allora, questo sono 20, 20... Allora, facciamo così. E così. Perfetto. Ottimo, direi. Allora, qua ovviamente vai, smeltami tutta la potenza, la putenza. Tra l'altro, il creosotoil dovrebbe avere, infatti, cucina esattamente 4 oggetti. Quindi ci fa risparmiare anche il coal. Però cosa tanto mi dà anche 4 minuti col blaze banner. Ottimo. Ahia, fanculo, mi sta tirando la maglietta. Allora facciamo così. Perfetto. Allora, siccome ci serve comunque anche il martello, iniziamo a vedere come si fa il martellino magico. Wooden Rhodes. Ah, ok. Due di ferro, una di string, che non so se ho, ma presumo di poterla comprare. Ho presunto male. Quindi ci serve ottenere le string. Ci sono gli Amp Fiber Seed. Non è che devo ottenere da lì. Allora, una bella zappina. Oh, la zappa l'abbiamo fatta. Oh, raga, la zappa l'abbiamo fatta perché ho fatto crescere quelle cose lì, cioè le kelp. Boh, vabbè. Comunque, facciamoci un'altra crafting table, così almeno l'altra la lasciamo con il crafting già mezzo avviato. Ottimo, allora abbiamo... No. Abbiamo gli Amp Fiber Seed. Ok, forse... Dico forse a occhio e croce. Abbiamo fatto un pochettino di string. Ok, ragazzi, due secondi... Vabbè, ragazzi, ma che cazzo? I cazzo, cioè, la porca miseria. Ok, ottimo. Allora, ci serve una string
più un due pezzi di ferro più due stick. Ottimo. Ottimo direi, ottimo direi. Uno, due e tre. Engine Summer. Brichettini. Andiamo a fare 9, 9, 9 e 9. Bam! 27 Coke Brick per noi. Allora andiamo a metterlo dove c'è l'Igneous Extruder. Tanto in ogni caso abbiamo quella piattaforma che ci può tornare utile. Allora andiamo a togliere un po' di andesite, in modo da recuperarla ovviamente per i prossimi utilizzi. La incaviamo nel terreno, anche se in realtà potremmo anche evitarlo di fare, però. Stiga, stiga, stiga e stiga, ribbia. Bim! Ottimo! Allora, per poter far andare quest'ottima fornace che ci darà sia charcoal che creosote oil, mettiamoci semplicemente della legna. Però io direi di andare a raccoglierne dell'altra, che effettivamente ci fa risparmiare un bel po'. Allora facciamo così, ecco qua, tutto, manco per il cazzo. Ma io vorrei capire perché il creatore di questa vein miner ha fatto sì che mannaggia a te, praticamente la vein miner utilizzasse cioè scavasse solo 64 blocchi e non tutti quelli che trova. Non ne ho la più pallida idea, però vabbè, chi siamo noi per giudicare. Allora andiamo qua dentro, mettiamo ovviamente gli spruce log e lui piano piano ovviamente crafterà la, cioè andrà a cuocerla, andrà a ottenere la charcoal e oltre ovviamente anche il creosote oil. Ottimo. Andiamo a vedere che cosa vuoi tu, imbecille, perché imbelli. Bucket of Creosote Oil, ok, questo è abbastanza easy, dovrebbe anche esserci già pronto, quindi non dovremmo, diciamo, perdere troppo tempo. No, ancora no. Vabbè, aspettiamo un po'. Ok, raga, allora abbiamo il Bucket of Creosote Oil. Ottimo, direi. Non ci dà un cazzo, che stronzo. Allora, con Creosote Oil puoi ovviamente aumentare... Beh, se mi accade di un crash, cosa sai? Ah! Aspetta, qual è Basic Mechanism? Questi qua? Perché? Ah, col treated wood. Ah, ok, ci fa risparmiare. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Mentre con... con questo processo qua, tramite però per fare il deployer ci serve il brass, quindi non credo di poterlo fare per... Ma io sento... Ma la fornace fa questo rumore. Ah, ma vaffanculo. Ce ne pensavo. Vabbè. Allora, effettivamente ci fa ottenere, ci fa risparmiare un po' di materiali. Che non è male. Che non è male. Però effettivamente, ragazzotti, dobbiamo andare avanti. Perché effettivamente non ha senso che continuiamo a guardare quel crafting lì. Perché tanto... ottimo. Allora, ho visto che ci vuole far fare... l'arboreal extractor. Ora questo macchinario qua, in poche parole, va collegato ad un albero. Però il problema, ragazzotti, è che questo macchinario è veramente lento. Cioè veramente veramente lento. Però noi ne possiamo attaccare 4 a un albero solo. Possiamo attaccare 4. Se invece facciamo crescere lo spruce, ne possiamo attaccare 8. Quindi assolutamente molto meglio. In order to move fluid around, we'll begin to create pipes. But a lot of components need a copper casing. Copper casing required for the rubber, so we need rubber. Primo passo, ottenere la rubber e la resina. Puoi ottenere la resina con una facing a tree. Depende on the tree. No. But for now, tree will work. If you can get your hand on some fit to grow, that will speed extracting up. Allora qua lo spruce me ne dà 50, però noi
ci sta consigliando l'Oak Log. Perché l'Oak Log? Scusa. Cioè lo spruce. Perché scusa mi sta consigliando? Eh? No, non ho capito effettivamente. Non so perché mi stava consigliando. Vabbè. Facciamo così. Ottimo. E andiamo a craftarne 8, ragazzotti. Dovremmo riuscirci. Tanto questo adesso poi lo riusciamo a fare. Ok, craft il tutto, raga. Allora, raga, fatemi capire. Lui mi sblocca questo crafting qua, no? Quello con il treated wood, che mi permette di risparmiare dei materiali utilizzando ovviamente questo legno al posto di questo, andando a utilizzare solo uno di questi, andesite alloy, cogwheel, shaft e tutto il resto. Ma tra l'altro io le cuffie manco mi servono, cioè ogni volta mi tiro l'orecchio con gli auricolari, una cosa che non guardo, è una cosa che proprio odio di più quando registro. Non potendo usare le altre cuffie che raga mi riscaldano le orecchie in una maniera allucinante. Comunque, cuffie a parte, cioè mi fa risparmiare il materiale, ma il treated wood praticamente si fa solo attraverso lo spot della create. Voi direte, ma lo spot cioè, è facile mettere a fare? Sì, è facile, il cazzo è facile, perché comunque ti richiede la cura del rubber, che si ottiene dalla rubber normale, che si ottiene tramite il latex bucket, che si ottiene tramite l'arboreal bla bla bla. Ah, tra l'altro non so neanche tutti gli alberi che funzionano. Scusa un attimo, ma mi stavi prendendo per il culo fino ad adesso o che cosa? Perché ora mi inizia a incazzare, scusa un attimo, eh. Ah, e infatti, ok, ho detto una bugia, avere avere praticamente una logistica con i fluidi può essere un po' più difficile. Prima di muovere dei fluidi diciamo all'interno della tua base, hai bisogno di creare, cioè di avere i create pipes, ma molti dei componenti richiedono un copper casing, che comunque abbiamo visto vuole la rubber. Copper casing comunque vuole la cured rubber, quindi abbiamo bisogno della rubber. Quindi il primo passo per ottenere la rubber è la resina. Possiamo ottenere la resina da una boreal extractor, depende on the tree. Puoi ottenere diversi amount, diverse quantità di differenti fluidi, ma per adesso l'Oak Tree funziona. Ma scusa un attimo, ma allora mi stai prendendo per il culo? No, perché mi sto iniziando ad incazzare. Allora, rubber, scusa un attimo, scusa un attimo. Allora, innanzitutto, vabbè, non, ok, vuole la rubber. Qua c'è scritto che vuole il latex bucket, che si ottiene da un... Ah, Angelo si chiamava. Vuole il presser con il... Ah, ecco perché mi diceva, ma... Non capivo, e dicevo, ma che cazzo sta dicendo? Ok, vuole la resina. La resina si ottiene dallo spruce oppure dalla caccia. Lo spruce te ne dà di più. E comunque possiamo attaccarne sempre di più. Ok, vabbè, perfetto, ottimo. Allora andiamo a fare altri come si chiama, altre cogwell, che in teoria dovrei anche avere. Dovrei farne 4 tipo. Vabbè, non ce le abbiamo, però le possiamo. Allora, questo mi serve, non so perché l'ho preso. Poi mi serve l'andesite alloy. Ah, l'andesite alloy l'abbiamo messa a fare, mi sa, cioè penso che abbia finito ora come ora di craftarsi. Vediamo, perfetto, 28, però dovrei averne un po' dall'altra parte, in qualche cesta sicuramente. Allora tu vai qui dentro, tanto non mi serve nell'inventario. Abbiamo detto andesita. Oh, ma perché non mi serve? Ma scusa un attimo, allora control keybinds, sort in players inventory, target inventory, middle button, soft storage. Scusa, qual è il problema? Allora, sì, vabbè, ma in teoria non dovrebbe essere un problema, anche se vediamo. Ma dovevo vederlo in un... Ok, perfetto. Ah, molto good. Giusto della quarta, un po' in mezzo. Ecco gli omberi. Allora, abbiamo... Sì, dovremmo avere più o meno tutto. Allora, abbiamo l'andesite alloy, abbiamo le shaft. Io direi di farne
un altro po' di shaft, perché comunque ci servono. Poi andremo ad automatizzare anche il crafting dell'andesitello, perché comunque ci serve per qualsiasi tipo di crafting. Poi vuole shaft più legna per ottenere ovviamente le cogwheel, facciamone giusto per il momento, poi decideremo il da farsi. Cosa vuoi? Martellino? Martellino, pane e vino. Allora, 1, 2, 3, 4, no, non tu, 4 e... Bastis. Ah, la legna, fanculo, l'avevo vista. Allora, 1, 2, 3, 4, ottimo. Ne facciamo 8, raga, perché comunque... Cosa ci serve? Un secchiello e del vetro. Il vetro che non ho. Poi ho 16, me ne servono. No, coglione. Cazzo, mi cucini le... La. Porca. Ok, perfetto. Allora, vai, cucinami quello. Nel frattempo andiamo a sistemare per l'appunto il crafting. Allora, questi qua, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, il secchio mi sa che lui ce lo ruberà, quindi ci servono almeno... Anzi, sai come, preferisco provare e poi vedere. No, me lo prendo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, facciamo così e così, ottimo, 7 secchielli. Facciamo così e piano piano andremo a craftare il tutto, raga. Abbiamo il vetro che ci serve, bim, 8 arboreal extractor, che comunque, raga, ci serviranno per accumulare tutti i vari materiali. Come potete vedere, ragazzotti, abbiamo la possibilità di accumularlo direttamente da tutti e 8, quindi dobbiamo semplicemente aspettare, raga, non possiamo farci niente. Aspettiamo la resina, è molto lento, è vero, però non consuma l'albero, che è una cosa abbastanza buona, perché vi ricordo che quando andiamo ad utilizzare i fluid extractor dell'industrial free going, praticamente a lungo andare l'albero, cioè il tronco, praticamente il pezzo di legno viene consumato. Ottimo, ottimo. Allora io direi di iniziare a craftare quello che sarà ovviamente il coso, esatto, quindi 1, 2, 3, 4, ho detto 5, porca miseria, non 6, non 7, 5, non ci vuole molto, porca miseria. Allora, non ho cibo? Non ho cibo. Non ho cibo. Perché non ho cibo? Ma soprattutto, posso comprare i semi per fare il cibo? Ma soprattutto, me ne fregherà qualcosa? Anche perché... Cioè, possiamo mettere le patate, cuocere le patate e fregarcene altamente le barre. Allora, dov'è? Allora, c'è il gluttony charm. Gluttony... No, manco per il cazzo. Cioè, ma veramente, raga. Io non so, molte volte fanno dei mod perché non pensano alla... Come si dice? Perché mi ha distrutto tutta la pianta? Non ho capito. Così con l'autoclicker è qualcosa di assurdo. Bellissimo. Quante patate ho? Due stack, direi che vanno più che bene per ora. Ottimo, me le metto a cuocere, che comunque è una bella fonte di cibo. Per un po' saremo belli che a posto. Belli capelli, tieni, perfetto, questa la buttiamo qui dentro. Andiamo a vedere insieme, se effettivamente ha finito. Ma non penso di fare un secchiello di resina, ma che? Cioè, insieme può essere, però... Adesso sì, però effettivamente, ragazzi, non possiamo ovviamente fare 200 per andare a ottenere un secchio. Aspettiamo un po'.
Ragazzotti, è passato un po' di tempo, con un po' di tempo intendo dire un'intera, quasi un'intera serie di Minecraft. No, però, a parte gli scherzi, ragazzotti, io registrai parte della seconda puntata della Forever Factory fino a questo punto, fino al punto della resina, solo che poi mi chiusi completamente nella Chosen Art, nella Project Architect, e quindi non, in poche parole, non diedi più, cioè non andai più a finire di registrare con la Forever Factory. Forever Factory che è stata, cioè che ha vinto, diciamo, il sondaggio all'interno della community come pack non sostitutivo, ma che comunque andrà a, diciamo, sostituire per un po' la Project Architect 2, in quanto siamo arrivati ad un punto che richiede veramente molto tempo per far uscire una puntata. E siccome, come avete potuto vedere, io non sono tipo che fa essenzialmente una cosa nella puntata per poi andare a farne un'altra nella seconda puntata, un'altra nella terza puntata, preferisco fare magari un insieme di cose per poi andare a montare il video e caricare tutto nella stessa puntata. È ovvio che anche le altre tre scelte che ho messo nella community non saranno, diciamo, lasciate perdere, ma probabilmente in futuro andremo anche a riprenderle. Vedremo, raga, a meno che non uscirà un pack interessante al posto di quei tre. Per quanto riguarda la ragna mod, raga, mi dispiace lasciarla tanto in pausa, però alla lunga si tratta sempre di una ragna mod save, ma giocata in un modpack nell'1.19, mi pare, 1.19 o 1.20, ma non mi ricordo, che però essenzialmente ti fa fare quasi le stesse cose. Ci sono mod nuove, ci sono modi diversi per ottenere alcune cose, però essenzialmente ti fa fare sempre le stesse cose, quindi ti fa esplorare le mod, ti fa fare alcune cose, eccetera eccetera. Raga, purtroppo è così, e che volete che vi dica. Comunque il nostro obiettivo era quello di ottenere un resin bucket, che ci dà accesso ovviamente alla rubber che si ottiene andando a compattare la resina stessa all'interno di un coso, di un presser della Mechanism, della Create. La differenza è che io adesso non ho un magnete, quindi qualsiasi oggetto noi andassimo a distruggere, ecco, cadrebbe nel void. Quindi dobbiamo stare abbastanza attenti. Quindi facciamo così, togliamo lui, ma lo mettiamo al 2, togliamo lui e lo mettiamo di qua, mentre di qua facciamo così, eccetera eccetera. Posso dargli direttamente così? Ah, ottimo, ottimo. Stiamo andando ad ottenere l'ottima rubber con cui ovviamente ci si va avanti nel pack, e andiamo a fare tutta la roba di copper per poter andare a ottenere fino a poi il threaded wood. Threaded wood che si ottiene stranamente solo in questo modo, tramite lo spout. Da dire la verità, è un po' fastidioso, Che cos'è sta roba? Ah, non farmi venire un infarto, perché veramente avrei sbottato come un ossesso. Magari tipo andremo, vabbè, in futuro comunque andremo a fare in modo diverso, per la rubber, per quanto riguarda la rubber, poi vediamo. Non ho del coal? Sì, ho del charcoal. Allora, fammi vedere un attimo se c'era, forse c'era il mini coal. Ok, c'era il tiny charcoal, vai. Vai. Allora, non mi ricordo assolutamente niente di questo pack, ragazzi. Devo essere sincero, purtroppo l'ho lasciato indietro veramente per molto tempo, e quindi è un po' difficile ricollegare tutti i pezzi. Poi ci sono passati, diciamo, troppo tempo tramite la, come si dice, tramite la, come, la Chosen Architect, la Project Architect. Quindi, diciamo, i vari impianti che avevo in mente di fare nella Project Architect hanno sostituito completamente la Forever Factory. Ok, quindi siamo a un punto di ottenere il copper casing. Copper casing, allora, ma io, noi il copper lo potevamo, esatto, potevamo cuocere. Perché c'ho la polvere di copper? Non ho capito. Non so perché io abbia la polvere di copper e poi anche la polvere di nickel. Non è che per caso
stavo ottenendo la polvere in qualche modo particolare? No. Semplicemente l'ho polverizzato. Ah, forse per fare qualche lega, sicuramente. Coppere e nickel mi danno il constantan, ok. Ok. Andiamo a smentare un po' di vetro, però non così tanto, perché effettivamente... Esatto, sarebbe un po' troppo esagerato. Facciamo così, andiamo ad attivare anche l'altra fornace. Bim. E abbiamo il nostro copper casing, che solitamente nella create si va a fare tramite un stripped wood. E semplicemente clicchi col destro col copper in mano e quindi ti dà il, come si dice, copper casing. Ok, quindi andiamo a ottenere subito lo spout. Abbiamo tutto per poter fare lo spout, quindi facciamo così. Ottimo. Solo che lo spout, vi devo dire la verità, dovrebbe ricevere i liquidi solo tramite cavo. Quindi probabilmente qua abbiamo tutta una serie di robe. Vedete, tipo... Dai, ma le due coglioni, però... E mo devo implementare la create... Ma scusa, my pipe, li posso fare? Sì, con il compressed mechanism... Ma vattene a pigliare, veramente... va bene, allora, l'unica cosa che possiamo fare, ovviamente, è quella di costruire dei pipe. Che vuole, ovviamente, delle copper plate. Ottimo, direi. Quindi andiamo a fare così... Andiamo a fare subito dei copper, delle copper plate. Poi raga, è ovvio che andremo a gestire le cose in modo diverso quando avremo la possibilità di poterlo fare, però per il momento non possiamo fare diversamente. Ok, allora, ma non è che il copper si comprava? Sì, si comprava. Allora andiamo a comprarne un pochettino. Pochettino. Abbiamo 7.352 dollari. Io non mi ricordo com'è che stavo venendo, ma forse dagli alberi stavo ottenendo sel. Sì, qualsiasi log ti dava 50 denari. Ok, ma per caso, chiedo così, c'è un botany, un pot? Vediamo se... Ne. Non c'è. Non c'è. E vabbè, allora probabilmente il wood, log wood, cioè log, facciamo direttamente log, dovremmo riuscire a trovarlo. Tanto queste sono bellissime, raga, a me questi blocchi così decorati sono carinissimi. Allora, mi serve però il legno normale, cioè raga, scusa, chipped acacia log. Phytogenic insulator, ok, abbiamo di nuovo la botania, che felicità, ragazzi, c'è una felicità allucinante. Vedete come sono felice di rivedere la botania. Mannaggia santa, va bene. Non facciamoci la testa prima del colpo, perché effettivamente, anche se la botania è abbastanza fastidiosa, raga, è che volete che vi dica, ci tocca farla, purtroppo. Allora, furnace non abbiamo, purtroppo, avornaci, ma questa se non sbaglio mi dava, e questa mi dava la lava, interessante, forse riusciremo ad ottenere una fonte infinita di lava, d'acqua, abbastanza facile. Ho spulle i drain stuff. Ok, perché? Mi stai mandando nel nether per prendere la lava? Mi stai facendo capire quello? Però per fare ciò dovremmo comunque avere un ender tank. Ender tank che non c'è. Attenzione battaglione. Ma scusa, ma come... No, vabbè raga, non dimmi... No. No. Allora, non prendermi per il culo. Cioè, per quanto possa essere carina, raga, a me di andare a prendere la lava dal Nether con i treni. No, assolutamente. Ma nemmeno se mi paghi in diamante. Poi vediamo. Vediamo, ragazzotti, vediamo. Comunque, anche questo pack, devo dire la verità, mi piace un sacco, perché mi ricorda molto la Mechanical Mastery.
Per chi non se la, per chi non, se la fosse persa, ragazzi, è una serie che portai tempo fa. Intanto qua andiamo a distruggere comunque le nostre kelpe. Che comunque st'imbecille di Minecraft continua imperterrito a mandarmi sopra. Per prenderle praticamente o c'è il magnete oppure... Ok, ottimo. Così almeno abbiamo un po' di kelp tra le mani. Poi cosa volevi? Il mechanical pump, che vuoi un cogwheel più una fluid pipe. Che bello. No, vedete la felicità che sprizzo dalla mia faccia. Allora, le cogwheel, come che si facevano le cogwheel? Scusa. Ah, con una planks. Con una planks. Con la sola imposizione delle mani. Facciamo così, cogwheel, quindi 1, 2 e 3. Mechanical pump, ottimo. Oltre a quello, ci vuole far fare... Allora, c'era il Wooden Crunch, no? Com'è che so? Cos'è questa roba? Headstock? Ma questo... Sì, però... C'è la tetra, attenzione. Sì, però voglio capire, scusa un attimo, come... Wooden... No, vabbè. Però sapete che un po' mi interessa fare la create per i treni, perché l'ho vista fare a Chosen Architect tempo fa, per un pack, quello steampunk, se non mi ricordo male, ed era molto molto carina. Crank, mi pare che si chiami, ok, il Wooden... No, Land Crank si chiama, ok, Land Crank. Prendiamo un po' di andesite, facciamo così e facciamo. Comunque è un attimo anche carino tornare alla normalità, ragazzi, perché effettivamente eravamo stramaledettamente OP nella Project Architect 2. C'era, raga, mi viene da volare, cioè mi viene proprio la cosa da volare, e ovviamente non lo posso fare perché non abbiamo ancora il coso del volo. Allora qua abbiamo un bel po' di creosote oil, quindi facciamo così, facciamo così e poi facciamo lo spot. Allora tu dovresti, in teoria, se io giro qua, oppure devo girare al contrario, non lo so, ma mi scusi. Allora, fammi ragionare un attimo, anzi, fammi vedere un attimino la mechanical pump, come si usa, no? Ah, no, è vero, devo metterci un tubo e poi la mechanical pump, però è una stronzata, che cazzo di senso ha, scusa? Che devo mettere il tubo per forza? Vediamo se da funzio oppure no. Ho talmente abituato alle cose che... Sì, ok. È una rottura di coriandoli? Sì. Possiamo fare diversamente? No, raga. Purtroppo è così. Purtroppo è così. Scusa. Depo. Ah, tu vuoi sicuramente l'andesite che... Ma vaffancuffia. Ma vaffancuffia. Veramente. Veramente. Ne ho andesite chiesi da qualche parte, sì, ne ho uno. Facciamo così. Abbiamo il depot. Andiamo a piazzarlo di là. Per finire il capitolo, ovviamente, inerente al primo capitolo. E andare ad ottenere, ovviamente, l'accesso al secondo. E poi vediamo che cosa... Ah, triated fucking wood. Perfetto. Allora, tanto io andrei a vedere un attimino il Treated Wood, no? Che è sta cosa? Ah, no. Questo mi fa ottenere due basic mechanism.
Che raga, sono un risparmio effettivamente molto interessante, perché comunque ti fa risparmiare il Cowell, che comunque vuole la Shaft, che vuole l'andesite alloy, e una Shaft che vuole l'andesite alloy, oltre all'andesite alloy. Quindi facciamo così, otteniamo 20... Perché scusa, 20? Lo vedete? Ok, 1. 1 a 1. Scusa, quanta legna avevo nell'inventario? Non me ne sono accorto. Iron coin, ottimo, ottimo, ottimo direi. Early fluid tank, però questa... Aspetta. Ma non è che per caso la butto lì? Ma non è che per caso la fluid tank della thermal fa come, diciamo, c'ha l'entrata e l'uscita in automatico e mi permette di bypassare questo cavolo di cosa con il coso, con il tubo e la pompa, eccetera, eccetera. Allora, andiamo per curiosità a ottenere un po' di coal, un po' di bronzo. Quindi ci serve questo e ci serve questo. Quindi facciamo così, così. Ottimo. Bronze blend. Bronze blend, ottimo. Vai a cuocermi un po' di sbronzo. Ottimo, 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 ottimo. Allora facciamo tank. Voglio la tank della dov'è? Perché io non le vedo mai ste cose. Ma porca. Ma scusa, ma come l'hai chiamata? Ah, fluid cell. Ok, mettimela di là un attimino, così almeno non me la perdo di vista. Vuole la rubber più due di ferro e un redstone servo. Ok, ferro ne ho già da qualche parte. Ok, c'ho questo, me le faccio bastare. C'ho anche questi, ok, ottimo. Andiamo a ottenere un redstone servo. Ottimo, molto molto ottimo. Infine, no, nugget di ferro ce li ho già, quindi non ha senso andare a farne delle altre. Quindi 1, 2, 3, 4. Una bronze gear per noi, grazie. Andiamo a fare così, ci vuole il glassetto. Perché il glass... Non ho glass, non ho glass. Perché non ne ho smeltato così tanto come credevo. Quindi facciamo così. 7, 8, così. Allora, mi serve un pezzettino di glass. Noi me ne servono 3 quintali e mezzo di glass, dai. Almeno verifichiamo insieme cos'è, com'è questa cosa qua. Quindi andiamo a ottenere prima la fluid cell frame e infine con un altro pezzo di glass. Grazie. E sono finiti i tempi delle mele. Sono finiti i tempi. Ah, la potevo già craftare, ok. Perché me l'ha mandata in automatico? Non ho visto bene, raga, cosa è successo. Però va bene, abbiamo la tank della thermal. Ora tu hai creso toy? No. Sposta, leva tutto sto ambaradan di cose. Ottimo. Se io faccio così e ti dico, oh mio, sono un po'... Madonna santa, ragazzi, Madonna santa, che bello. Cioè, vabbè, queste sono le cose che, capito, ci pensi 2 secondi e dici, ma secondo me non è che per caso c'è l'auto input e l'auto output della thermal con quella tank lì. Esatto, c'è esattamente quello che ho detto. Molto bene. Quindi non abbiamo più bisogno neanche di andare a fare con la create al wooden crank, cioè, assolutamente sì. Abbiamo un po' di charciola anche. Ragazzotti, io direi di chiudere la puntata qua, perché effettivamente non so effettivamente quanto uscirà. Cioè, quando uscirà, sì, però non so effettivamente quanto ho registrato precedentemente, quindi effettivamente dovrò regolarmi un po' e vedere un po' di cose. Ragazzotti, io nel frattempo off camera penso che... off camera no, magari lo faremo nella prossima puntata. Andremo a fare una bella farm di alberi, sempre se mi è permesso. Tra l'altro darei un'occhiata proprio al capitolo della cosa. Trains, ottimo di Reigns, ecco infatti. E come se ti sbagli. As long as the portal is big enough. Ma vattene a pigliare.
Perché? Che mi devi far arrabbiare? Qua abbiamo comunque. Sì, certo, esatto, certo. Abbiamo comunque la jetpack. Nederite jetpack. Perché scusa il jetpack? Ah, c'è solo Nederite jetpack. Ok, ci può anche stare perché comunque almeno ti obbliga a fare un po' di netherite. Se no, altri metodi per volare? La create, cioè. Ma vattela pigliando. Vabbè, raga, io vi saluto qua. Noi ci vediamo alla prossima puntata della Forever Factory 2. Alla, oh, no, Forever Factory, non 2. Forever Factory, alla prossima.